Penso che, pensando alla partita con Napoli, che comunque il centrocampo ha fatto bene, Zanetti e Montolivo hanno fatto molto bene, anche D'Agostino ha fatto bene, al di là del gol ha fatto bene, però come ho detto, doveva migliorare un po' condizione fisica, abbiamo avuto tempo per 2 settimane ad allenarci bene, sicuramente è migliorato anche fisicamente, perciò per me... Come stanno le cose adesso e tutto, avendo fatto bene, non vedo motivo di cambiare. Poi vedremo, però penso che comunque D'Agostino per adesso in quel ruolo là mi dà le certe garanzie e può fare soltanto meglio. Perciò, per quanto riguarda gli Aic, ultimi 4-5 giorni ho visto un po' addormentato, ho parlato ieri un po' con lui. Vedete che era un po' stanco e così. Però è sempre un giocatore per noi importante, un giocatore che a me piace, che può fare differenza e domani se non succede nulla di eclatante sicuramente dovrebbe giocare, non lo so quanto, ma dovrebbe giocare come ho pensato di farlo giocare anche contro il Napoli prima di espulsione di Vargas. Devo chiedere, visto che so che ha parlato, ha incontrato Riccardo anche per esempio la sera oltre che nello spogliatoio, nella sera del Cestello, se avete parlato anche della situazione contrattuale, secondo lei quanto gli pesa sul capitano della Fiorentina? Grazie. Contratto io purtroppo non faccio io contratti, se no mi avrei fatto io un contratto di 10 anni, ma non lo posso fare. Perciò su questo dovete parlare con direttore, con presidente, ma penso che no, non ho parlato con lui di questa cosa qua perché è una cosa personale, no? Io sono convinto comunque che lui rimarrà qua perché lo vedo tranquillo, contento, poi comunque lui c'ha anche pure altri 2 anni di contratto, no? Perciò già che la società proponga un contratto, un prolungamento 2 anni prima che finisse, già è una cosa molto positiva, poi si può capire anche il ragazzo magari se ci deve pensare, ma non credo che ci saranno problemi. Ma io devo dire la verità che io da pochi giorni che sono a Firenze, che vivo, no? E mi piace tanto, vedo anche affetto della gente, questa è una cosa che mi dà la carica. Mi dà la carica e sono molto contento perché non avendo mai vissuto qua, venendo solo a giocare così, ma adesso vivendo qua, vedendo tutte le cose, mi trovo benissimo e vedo quanto fiorentini sono attaccati alla squadra. Questa è una cosa che mi piace, è una cosa che io mi rivedo in loro e per quello che io ogni mattina quando vengo in campo penso a queste cose che succedono, penso a questa gente e dico, ragazzi, qua bisogna far bene a tutti i costi, perché qua se fai bene è bellissimo, come da tutte le parti, ma qua penso in particolare. Perché c'è una cosa, non so, c'è, non ti so spiegare, ma una cosa che comunque lo senti a pelle, che è importante. 15 giorni fa Come anche nel male, se si fa male, dopo bisogna prendere i guanti, però siamo pronti per tutto.